Ciao, sono Lorena, sono una designer sarta e a Nuove Trame faccio la consulenza della sartoria. Io vengo dal mondo della moda, ho lavorato per diversi anni per marchi molto importanti. Erano anni in cui non si parlava di moda etica. Lo spreco, lo sfruttamento era veramente sotto gli occhi. Sono arrivata a un punto in cui non potevo più lavorare in quel modo, perché lavorare in quel modo voleva dire non solo contribuire, ma accettare un certo tipo di lavoro poco etico. Quindi è stato naturale ridurre tutto, fare qualcosa di più piccolo, più coerente anche con la mia persona. Quindi mi sono avvicinata all'upcycling, mi sono avvicinata a quello che è più etico, che è più umano. A Nuove Trame è molto importante anche perché nelle mie conoscenze o parlando con le persone si pensa sempre che upcycling o il rivalutare qualcosa che viene considerato scarto sia una cosa che può fare solo chi del settore. Spesso mi si dice, vabbè, ma tu sai cucire o tu sai come. Nuove Trame è proprio un'occasione per dimostrare a livello pratico che basta veramente pochissimo per fare attenzione e per cambiare effettivamente le cose. Alla base del progetto c'è un momento di incontro e quindi per me è molto importante, perché quando faccio del cucito, quando faccio dell'upcycling, è sempre un momento di lavoro, quindi c'è una sorta di tensione e attenzione al prodotto. Invece per Nuove Trame diventa veramente un incontro con persone che, conoscendole, si diventa veramente un gruppo e si lavora insieme per un progetto. Un aspetto che mi piace molto è non si viene solo ad imparare qualcosa, si può venire e portare la propria esperienza, portare il proprio progetto, la propria idea. Quindi quello che facciamo è di volta in volta costruire insieme il progetto da fare la volta dopo. Quindi è veramente un lavoro di team, un lavoro di gruppo, e questo è importante. Non è unicamente, non lo so, un corso di cucito, ma è proprio uno scambio, un remare tutti nella stessa direzione. Ecco. A Nuove Trame porto indubbiamente le mie conoscenze e l'esperienza che mi porto dietro da diverso tempo, però nel mio lavoro mi porto a volte anche delle soluzioni diverse a cui non avevo pensato, però il divertimento, tirsi nel fare qualcosa. Arrivano esperienze nuove, arrivano persone nuove, arrivano punti di vista diversi, banalmente persone in cui nella giornata o nel quotidiano non incontrerei, quindi c'è uno scambio a 360 gradi. Quindi sì, assolutamente ha influenzato anche la mia vita quotidiana. Credo che Nuove Trame sia un momento dove anche il linguaggio si costruisce, nel senso che diversi vocaboli, non solo tecnici, non so, magari la spolina, io la dico in un modo, c'è chi la dice in un altro, è assolutamente un momento dove si è un po' rilassati e dove magari uno si sente anche più propenso a buttarsi con il linguaggio, quindi magari con vocaboli che non ha usato fino a quel momento. Il momento che mi è piaciuto di più è il vedere lo scambio appunto tra le persone. Mentre le prime volte c'erano delle persone di riferimento che spiegavano come fare un accessorio oppure come infilare la macchina da cucire, e invece poi vedere che anche chi partecipava, che fino alla volta prima non sapeva infilare una macchina da cucire, ha iniziato a spiegare ad un'altra persona, e quindi quello è il circolo, il fatto di vedere che c'è questa conoscenza che gira, ecco, che non è più una cosa io ti spiego, ma è un sapere che va in circolo.